tutta la storia di Verga, o almeno la storia del Verga Maggiore, nasce da un confronto con la modernità, nasce da una sorta di corpo a corpo con la modernità. I poli costanti della sua attenzione sono il mondo arcaico rurale, che è un mondo premoderno, e i guasti che in questo mondo arcaico rurale ha prodotto la modernità. I due personaggi principali del romanzo, Padron Ntoni e il nipote Ntoni, esprimono due mondi diversi. Il Padron Ntoni è un personaggio epico, parla un unico linguaggio, conosce un'unica verità, che è la verità dei proverbi, ed è quindi un personaggio statico, non ha un'evoluzione. Viceversa, il nipote non è un personaggio epico, ma è un personaggio romanzesco, mentre Padron Ntoni è un personaggio monologico, monologico come direbbe Bakhtin, cioè un personaggio che conosce un'unica verità. Così non è per Ntoni, che invece è un personaggio che è diviso fra verità diverse, diviso fra mondi diversi, è un personaggio scisso, è un personaggio contraddittorio, è un personaggio in crisi, è un personaggio che sa usare linguaggi diversi, sa leggere il giornale, sa parlare col farmacista, ma sa parlare anche col nonno e con i fratelli. È quindi un personaggio profondamente problematico e quindi un personaggio profondamente moderno.